Grazie a Dossier Salute siamo in compagnia del dottor Guido Cornegliani, chirurgo plastico. Dottore, benvenuto. Grazie, grazie dell'invito e buonasera. Parliamo oggi di lipofilling. Dottore, innanzitutto di che tipo di procedura stiamo parlando? Allora, lipofilling o innesto di tessuto adiposo autologo, in maniera più tecnica se vogliamo, è una procedura direi nuova, ma poi nuova non è, è una procedura ormai in voga da tanti anni, ma che è diventata sempre più conosciuta. Perché? Perché fondamentalmente rientra un pochettino nell'ambito di quei trattamenti chirurgici, perché sempre di un intervento si tratta, ma mini invasivi, e quindi ovviamente, come è normale che sia, il trend si sta spostando molto verso tutto ciò che crea meno cicatrici, crea meno disagio, determina un recupero più veloce dopo qualunque tipo di procedura, e quindi la richiesta per questo tipo di procedura è sempre più ampia. Di che cosa si tratta? Tecnicamente si tratta di effettuare una sorta di piccola liposuzione, quindi con delle piccole cannule che prelevino un pochino del tuo grasso sottocutaneo, del tuo tessuto adiposo, che viene poi trattato e riutilizzato per essere messo in altre zone corporee. Questo è, diciamo così, il dettaglio tecnico, ecco. In quali casi è utilizzabile? Allora, storicamente l'utilizzo del tessuto adiposo autologo, perché è tuo, ok, quindi non lo si prende da qualcun altro, non sarebbe ovviamente certo. Possibile, nasce come correzione di un difetto volumetrico, cioè nasce come l'idea di, ok, c'è stato un trauma chirurgico, un trauma della strada e ho una mancanza di volume in una zona in cui non so come riempire, non so che cosa metterci, e allora da lì nasce l'idea di prelevare del tuo tessuto al vantaggio di essere da una parte molto morbido, molto malleabile, dall'altra soprattutto di contenere, semplificando vi dico, cellule staminali, quindi il concetto è che è un tessuto che messo da un'altra parte non solo tappa il buco, ma tende a differenziarsi nel tessuto in cui viene innestato, e quindi è un po' come un effetto rigenerativo su un tessuto che ha perso di qualità per qualunque tipo di motivo. Ovviamente la cosa si è poi spostata anche in ambito estetico, quindi come sostitutivo di altre procedure o come procedura, diciamo così, ancillare sulla chirurgia e medicina estetica, ma il suo target principale rimane la chirurgia ricostruttiva, la chirurgia oncologica, soprattutto del seno, rimane sul trattamento delle cicatrici, soprattutto sulle cicatrici da ustione, viene utilizzato moltissimo proprio in virtù della sua attività rigenerativa, per esempio su tutti i tessuti che sono stati sottoposti a radioterapia. Quindi diciamo che il grosso target rimane sulla chirurgia ricostruttiva, che poi si è estesa anche sulla parte estetica. Ecco, parlando di medicina estetica, può essere utilizzata questa tecnica anche al posto del filler, ad esempio? Ecco, allora, ovviamente poi è nato tutto questo lato inaspettato inizialmente, no? Nei primi anni di utilizzo del tessuto adiposo autologo, perché si è detto, ma guarda che bello, se io posso non utilizzare un filler che è sintetico, posso utilizzare tessuto mio e potenzialmente ne ho quanto ne voglio, perché anche in una persona magra il grasso sottocutaneo si trova, allora andiamo a sostituire tutto ciò che potenzialmente viene dalla medicina estetica classica. In realtà ovviamente poi non è così, innanzitutto perché non tutti i tessuti sono riempibili col tessuto adiposo, secondariamente perché poi il rovescio della medaglia è che è vero che si dice ok, è una procedura poco invasiva, ma è ovvio che se pensiamo già che al posto di utilizzare qualunque filler a base di acido ialuronico dobbiamo utilizzare il tuo grasso, ma per prenderlo noi dobbiamo fare anche un intervento di piccola liposuzione, è ovvio che tutto il corollario della procedura è più ampio. Quindi sì, è possibile utilizzarlo al posto di acido ialuronico, non è così semplice da fare e da dire in qualunque momento, ecco. E invece al posto delle protesi per una mastoplastica? Ecco, questa è un'altra richiesta che ultimamente è sempre più frequente e in realtà è molto fuorviante, perché certi medici, se vuoi erroneamente, pubblicizzano la possibilità di fare una mastoplastica additiva dicendo non hai voglia di avere le protesi perché magari hai la paura di oddio cosa succede con le protesi al seno, utilizza il tuo tessuto adiposo autologo. Ovviamente non è così, non perché questo non sia possibile, ma bisogna sempre immaginarsi che per avere un risultato di un certo tipo, di un certo volume, non per forza grande, noi dobbiamo avere a disposizione grandi quantità di tessuto adiposo, e quindi innanzitutto bisogna essere sovrappeso al punto tale da poterselo permettere.
Bisogna pensare che c'è tutta una parte di prelievo, quindi anche si aggiunge una grossa liposuzione prima dell'intervento di mastoplastica additiva, e poi il grosso problema soprattutto è che il tessuto adiposo, proprio in quanto tessuto vivo e vitale, dopo qualche anno tende ad andarsene, quindi il risultato non è stabile. E quindi, vista in quest'ottica, una mastoplastica additiva con il grasso e non con le protesi tendenzialmente ha davvero poco senso. Grazie, dottore. A lei.